A me della delegazione che sbaglia a pigliare i voti non mi interessa. No, non dire falsità, perché sono tre rappresentanti dell'associazione e sono due cittadini, uno è quello con la camicia che parla, l'avete nominato voi. Quindi non mi dite cose che non sono vere, perché stanno qui. Ma si innomina a me. Ma che hanno annumerato? Guardi, questa è la signora, la tutti siamo, chi vuole venire un grazie. Ma noi l'associazione, ma noi siamo persone. Ma voi l'associazione stanno anche i cittadini in rappresentanza vostra. A me personalmente non mi rappresenta nessuno. Sì, cittadini. A me della delegazione che sbaglia a pigliare i voti non mi interessa. Non dire falsità, perché sono tre rappresentanti dell'associazione e sono due cittadini, uno è quello con la camicia che parla, l'avete nominato voi. Quindi non mi dite cose che non sono vere, perché stanno qui. Ma si innomina a me. Ma che hanno annumerato? Guardi, questa è la signora, la tutti siamo, chi vuole venire e chi non vuole venire. Voi siete un esercizio. Comunque, fatto sta che stanno due cittadini, non politica e niente, due cittadini, a parlare con il prefetto. Il numero uno in provincia di Caserta. Il numero uno. E voi avete detto che nel momento in cui succedeva questa cosa, vi calmavate e finiva la situazione. Fino a che non si avevano delle soluzioni. Invece non l'avete fatto, e io sto facendo molto lavoro là. Sì, ma non mi hai giocato, però me lo devi dare, No, dai, ci tu, si sente. Ma noi l'associazione, ma noi siamo persone. Allora, l'associazione stanno anche i cittadini in rappresentanza vostra. A me personalmente non mi rappresenta nessuno. Non mi rappresenta nessuno.